Ehi. Ciao, come stai? Bene. Come hai dormito? Bene, grazie. Hai parlato con Cristina, tutto ok? Pensavo proprio che... Sì, lo so, sono rimasto scioccato anch'io. Senti, devo passare a casa stasera. Vuoi parlare? Io... Mi serve il mio iPod, sono andata a correre oggi. Certo, certo. Stai bene? Mi sembri... Sono stressato, devo... compilare un resoconto per la fondazione sull'utilità dei progetti di ricerca perché non possiamo mantenerli tutti, non credo. Wow. Che c'è? Ma come, scusa? Prima le negate il premio e 24 ore dopo le volete chiudere la ricerca. Sai bene che è il sogno della sua vita, non vero? Non è quello che vogliamo fare. Stanno cercando un modo per... Classica mossa della famiglia Avery. Fingete che si tratti solo di medicina. Ciao. Ciao. Allora sei qui. Giusto. Ci vediamo domani. April. Ho detto molte cose l'altra sera di cui mi pento. E mi dispiace di aver ferito i tuoi sentimenti. Dispiace anche a me. Bene, allora torna a casa. Resta. Queste sono discussioni che avremo sempre. Fa parte di come siamo. Dovremo parlarne molto, ma ci siamo sposati. Ci amiamo, ci siamo fatti dei voti per superare questo tipo di cose. Lo so. Anch'io ti amo e abbiamo preso degli impegni. E se tu credi in Dio, credi che abbia creato me. Tuo marito. Che condivide i tuoi valori come li condivido. Credo che non dobbiamo uccidere né rubare, che dobbiamo dire la verità. Credo che dobbiamo trattare il prossimo come noi stessi. Sono d'accordo. Allora possiamo superare questi problemi. In fondo crediamo nelle stesse cose. Finché non penso a quando diremo ai nostri figli quanto sono amati dal creatore dell'universo che ha creato anche loro e ti vedo lì a giudicare e denigrare. E io questo non lo sopporto. Possiamo smettere di pensare ai nostri ipotetici figli per un attimo? No, non possiamo perché non sono più ipotetici ormai. Jackson, aspetto un figlio. Allora, che cosa fai? Come decidi?